L'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Santo Marcianò, è intervenuto alla presentazione del libro I cappellani militari d'Italia, organizzato dall'Università di Macerata. È un testo che raccoglie le relazioni che i cappellani militari inviavano all'ordinario militare del tempo. Erano persone che sostenevano l'animo, lo spirito dei soldati che combattevano, e come lei diceva, la maggior parte di questi soldati era gente che forse non si rendeva neanche conto di quello che faceva. Direi che questo volume ci offre uno spaccato di storia per certi versi inedita, perché i cappellani militari non avevano altro motivo se non comunicare la verità, la realtà che in qualche maniera loro vivevano, che da quegli scritti emergono dei dati, ripeto, inediti, poco conosciuti. La vicinanza ai sofferenti è il tema che attraversa l'intero libro. Riguarda soprattutto i cappellani militari, la loro azione, i loro diari, le loro relazioni che spedivano ai propri superiori, lo straordinario compito di assistenza che i cappellani militari hanno svolto accanto a soldati che si trovavano di fronte a un dramma di enormi proporzioni. E adesso è il centenario della Grande Guerra, finirà l'anno prossimo, quindi abbiamo organizzato in questi anni molte attività sulla commemorazione, la discussione anche scientifica, storica sulla Grande Guerra, e senz'altro il volume che presentiamo oggi è un libro meritevole di discussione e di approfondimento.